forse questo. Campione di rally sì, perché il mio mestiere è sempre stato correre in macchina, fortunatamente ho vinto tutto quello che potevo vincere, e invece vabbè, le assemblee condominiali è la vita. D'altronde in assemblea condominiale e nei condomini vedi la realtà di tutti gli esseri umani, di qualunque livello sociale, di istruzione, di intelligenza, e devo dire la verità che è maestra di vita. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Davide Dalla Giovanna, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Anzi, ti dico, anzi, grazie per avermi invitato, direi piuttosto il contrario. E vorrei chiederti questa cosa importante: in questo periodo di crisi, quanto è difficile mantenere la qualità dei servizi per il condominio, la qualità dei servizi, insomma, per tutti i condomini, e coniugando il taglio dei costi? Ma, bisogna pensare alla sicurezza non come un costo, ma come un investimento, perché a parte che dare dei servizi di qualità non si può prescindere dalla sicurezza degli utenti, e poi comunque investire in sicurezza vuol dire rendere professionali i propri dipendenti, i propri tecnici, e quindi lavorare comunque in qualità. Sicurezza non è un costo, è un investimento, questo è quello che abbiamo sempre pensato. Ok, grazie mille Davide. Grazie a te. Grazie, anche per me è molto piacere. So che, siccome posso dare del tuo, assolutamente. Detto, sei un gran amico di CSDM, sì, quindi ormai certo. storica presenza qui. La mia domanda è più una riflessione che vorrei, sì, da parte tua, su come vengono trattati e spesso additati gli amministratori in ambiente condominiale, perché si sentono spesso lasciati soli e non compresi. È vera questa cosa? Sì, guarda, penso che sia una professione molto impegnativa, una professione di servizio, e anche un po' un centro di tante lamentele, no? Di tante richieste, di tanta anche capacità di ascolto. Quindi penso sia una professione che richieda una grande umanità, un grande spirito di servizio. In questo senso forse la nostra vita anche di sacerdoti si avvicina in questo aspetto a quello che è un amministratore, no? Siamo catalizzatori di domande, di richieste, di lamentele, anche del disagio, della sofferenza delle persone. Quindi in questo senso apprezzo molto la categoria e apprezzo molto anche chi si pone a servizio e sostiene questa categoria. Grazie. Perché è anche vero che spesso fanno tante opere di bene, infatti oggi avremo, sì, modo di parlarne durante l'evento, quindi non è sempre un ruolo su cui puntare il dito, ma ci sono, certo, anche tanti meriti. Anzi, e tanto è fondamentale sacrificio. Farlo ogni tanto, sottolineare il bene che c'è, no? Questo fa e siamo qui per un questo. Grande bene a tutti. Grazie, grazie padre Luca. Grazie a te. Grazie mille. Ho il grandissimo piacere di avere qui con me l'avvocato di fama internazionale Eugenio Correale. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Grazie, cortesissima dottoressa. Grazie. Posso dar del tu? Rimango con lui. Ci diamo del tu, siamo contentissimi. Allora, premessa, mi hanno anticipato che siccome lei è un luminare, non posso farle una delle solite domande, insomma, convenzionali. Le farò una domanda anticonvenzionale, appunto. Dunque, parliamo del sogno del luminare. Quindi, se avesse una bacchetta magica, per l'appunto una bacchetta magica giuridica, quale sarebbe il sogno da realizzare nel mondo condominiale, sia per gli amministratori che per il condominio? Ma mi sembra evidente che non occorre una bacchetta magica giuridica. Occorre molto, molto buon senso, molta capacità di comprensione, e la parola vera, la parola magica è convivenza. È assolutamente necessario capire che stare assieme vuol dire essere disposti ad ascoltare e poi essere anche capaci di dire la propria. Del resto mi pare che l'occasione sia assolutamente adatta a spiegare che quando si ha spirito di iniziativa, voglia di fare e voglia di risolvere i problemi, sia grande successo. Grazie avvocato. Dario Bosè, che oggi ha ricevuto un premio assieme
insieme alla sorella Barbara, che purtroppo non ci sta facendo compagnia. So che posso darti del tu, sì, tanto davvero complimenti. Grazie. È piacere di conoscerti, perché so che grazie al vostro buon lavoro, grazie quindi alla vostra accortezza e gestione patrimoniale, con la forza contrattuale avete ottenuto garanzie di direzione, spese di gestione calore per tutti i condomini. Quindi complimenti, sì, ancora. Grazie, così merito. Sarete super orgogliosi di questo. Soprattutto, ve lo aspettavate questo premio e riconoscimento? No, assolutamente, assolutamente. Credo che abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere. Però siete un grande esempio per chi svolge il lavoro come voi, il vostro lavoro di amministratori, perché si possono trovare insomma delle soluzioni per i condomini e si può venire incontro insomma alle esigenze di tutti, sia vostre che... Si possono trovare se c'è la disponibilità delle imprese, in questo caso c'è stata, quindi merito anche a loro che si sono rese disponibili. Grazie mille, grazie Dario. Grazie a voi, grazie. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Vicepresidente nazionale ANACI, Leonardo Caruso, benvenuto. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. La interrompo un attimo dal pranzo perché ho una domanda per lei, una domanda che ho appena fatto anche all'avvocato Correale, ma visto che lei comunque ha un ruolo importante, rivolgo pure a lei, ovvero partiamo con il sogno di un giorno di inizio inverno, quindi oggi, 1° dicembre, se avesse anche lei la bacchetta magica, quale sarebbe il sogno da realizzare nella vita professionale sua e dei suoi associati? Allora, parto subito dalla vita professionale dei miei associati, perché mi piace rivolgere il mio pensiero alla nostra associazione e al ruolo che essa riveste. Ma il sogno è quello di immediatamente, potendo riaprire gli occhi, pensare nel 2023 di avere a che fare con una categoria di professionisti vera, riconosciuta, ma che soprattutto sia consapevole del proprio ruolo sociale e professionale e di quanto possano essere utili in un percorso di trasformazione del comparto immobiliare in un paese bellissimo dove c'è veramente tanto bisogno. Grazie mille, grazie per la testimonianza, grazie, Leonardo. A voi. Un esperto di normazione privacy, benvenuto. Grazie. Anche tu qui da tanti anni con CSDM. Allora, hai qualcosa da raccontarci, perché privacy, non privacy, quanta pazienza con gli amministratori, dunque come ci si deve comportare? Hai usato proprio la parola giusta, quanta pazienza con gli amministratori e i condomini, perché è tanti anni che lavoriamo in materia di privacy, finalmente siamo riusciti a far capire che la privacy è importante anche per i condomini e tutte le persone che ci lavorano, soprattutto grazie agli amministratori, chiamiamoli più evoluti, che hanno capito questa importanza e soprattutto hanno accettato di farsi un po' guidare in questo percorso. Con pochi interventi molto molto mirati riusciamo a gestire molto bene il condominio, sia per i condomini ovviamente, ma anche per le persone che ci lavorano, pensiamo ai custodi, pensiamo alle società che in qualche modo fanno manutenzione, attività e così via, e soprattutto sono diventati loro stessi esperti con dei manuali operativi per la privacy dedicati esplicitamente agli amministratori di condominio, e questo finalmente ha fatto fare quel salto di qualità anche a queste, chiamiamole, organizzazioni bellissime di famiglie che erano lasciate un po' a parte del sistema privacy di tutela dei dati personali. Grazie Stefano. Grazie a voi, buon lavoro. Ma finalmente col padrone di casa, Carlo Dalla Giovanna, grazie per la tua presenza, per averci dedicato qualche istante, visto che sei richiesto da tutti. Allora, siccome siamo giunti alla 19ª edizione di CSDM, di questo evento bellissimo dell'inizio inverno, appunto come vorremmo appunto indicarlo, visto che proprio cade sempre uno dei primi giorni di dicembre, qual è la storia di questo evento, di questa ricorrenza? Tutto nasce dagli incontri che noi facciamo sempre con i fornitori dei condomini e con gli amministratori di condominio. Come certificatori siamo un po' il trade union e sempre ci si vanta di aver fatto un qualcosa di bello per il condominio e per i condomini. Purtroppo in giro non si sa. Di qui l'idea di trovarci una volta all'anno per un premio CSDM che sia dedicato agli addetti ai lavori, che si possa venire e
vedere riconosciuti degli sforzi, i loro sforzi fatti per opere o azioni appunto a favore del condominio. Ed è un momento anche per fermarsi un attimo e festeggiare tutti insieme, perché tutto il mondo che opera intorno al condominio è anche una bella comunità che spesso si ritrova in eventi o in fiere. Grazie Carlo, quindi il significato di ricevere questo premio CSDM qual è esattamente? Cosa significa per uno che riceve il premio? Il riconoscimento da parte di tutti gli addetti ai lavori a qualcheduno che si è distinto e che ha fatto qualche cosa di buono per i condomini e il condominio. Ed è un momento importante perché purtroppo spesso l'immagine dell'amministratore, quando viene ripresa dai media, è dovuto a episodi che sono negativi o episodi di cronaca spesso non belli. La realtà invece, il vissuto, è totalmente l'opposto. Ecco perché questo premio CSDM, che vuole premiare il buon lavoro che fa il professionista quotidianamente e che si manifesta appunto nei vari interventi che loro fanno durante l'anno e che noi cerchiamo di individuare e premiare. E davvero gli esempi oggi sono stati numerosi. Grazie mille Carlo. Grazie a voi. Dei premi assegnati da CSDM. Allora, innanzitutto so che hai vinto una causa importante, sì. Quindi vuoi spiegarci il perché di questo premio? Il perché non lo so, so di aver vinto una causa contro un colosso dell'ambito bancario, ho avuto una frode bancaria da 600.000 euro, fortunatamente dopo 2 anni di sofferenza ho avuto giustizia e quindi ho avuto la restituzione dei miei soldi. Quindi te lo aspettavi questo premio? No, non me lo aspettavo, ringrazio Carlo di questo premio che è naturalmente molto ambito, lo ringrazio per questo pensiero, è stata una delle persone a cui mi è stata molto vicina in questo momento particolare della mia vita. Ho seguito la tua storia e quindi mi ha anche anticipato insomma Carlo del motivo, quindi penso che sia assolutamente meritato. Cosa significa per te, Mauro, questa... Significa di aver trovato... riconoscenza. Di aver trovato dei veri amici, che sono stati vicini in questo momento particolare, oltre alla mia famiglia, naturalmente mia moglie e le mie figlie, ma di aver trovato anche delle persone veramente amiche, veramente amiche. Complimenti. Grazie mille. Mauro. Gentilissimo. Sono in compagnia di Omar Khalil, il primo ad aver realizzato il primo recupero a 110 della città di Sesto. Benvenuto. Sì, grazie. Ti vedo molto perplesso perché no. In realtà non si aspettava questo premio, giusto? Non me lo aspettavo per niente, ho una grande emozione, sì, sono stato il primo a realizzare fortunatamente il 110% a Sesto San Giovanni, grazie ai validi professionisti che mi hanno accompagnato in questo percorso e alle validissime collaboratrici che mi accompagnano ormai da 10 anni. Sono sicura che sia super meritato comunque il premio. Cosa significa per te? Significa tanto perché è un motivo in più per far bene, tanto perché l'ho ricevuto a una giovane età. Devo dire che non è stato un percorso semplicissimo, ma è stato compensato dalla bravura dei professionisti che mi hanno portato sotto braccio, ecco, nell'arco dei 2 anni in cui abbiamo realizzato l'opera di efficientamento energetico. Complimenti Omar. Grazie. Che sia di buon auspicio per le prossime edizioni di CSDM a dicembre. Grazie. Va bene, grazie.